Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al secondo incontro dedicato al progetto Pandemia e Resilienza nelle riserve della biosfera e nei geoparchi mondiali UNESCO in Italia, oggi dedicato all'ambito della scuola e dell'educazione. Per loro che non erano con noi giovedì scorso, sono Jonathan Baker, capo dell'unità scienza dell'Ufficio regionale UNESCO per la scienza e la cultura in Europa. E sarò oggi affiancato della mia collega Francesca Bampa e dalle colleghi di Punto 3, Anna Agostini e Sara Stemberger, insieme alle quali vi illustreremo i risultati dell'indagine conoscitiva con particolare focus al settore della scuola e vi presenteremo i nostri sei ospiti speciali. Desidero ringraziare a Chiara Bocchio, segretario generale dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Grazie per il supporto, la collaborazione ed aver accettato il mio invito ad aprire i lavori di questo secondo incontro dedicato alle scuole e all'educazione. Valori cari all'Associazione e anche all'UNESCO. Giovedì scorso abbiamo illustrato il progetto Parlare di pandemia e resilienza da un punto di vista della ruralità e dei prodotti agroalimentari. Vi abbiamo mostrato alcuni dei risultati dell'indagine conoscitiva a cui hanno partecipato più di 200 portatori di interesse, descrivendo gli impatti che l'attuale pandemia da Covid-19 ha avuto sui siti UNESCO. Successivamente, insieme ai nostri relatori e tre giovani discussant, abbiamo discusso alcune delle soluzioni creative di resilienza adottate dalle riserve della biosfera e dai geoparchi mondiali. L'incontro di oggi vuole proseguire questa opportunità di scambio di buone pratiche tra i portatori di interesse dei siti nell'ambito della scuola. E perciò con mio grande piacere dare il benvenuto alla dottoressa Federica Piazza della Riserva di Biosfera Miramare, alla dirigente dell'Istituto Comprensivo Siniscola Antonella Pireda della Riserva di Biosfera Rio Posada Montalbo e all'insegnante dell'Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Patrizia Balzarini del Geoparco Sessia Valgrande. Grazie per la vostra testimonianza e per le preziose informazioni che avete condiviso con noi nel quadro di questo progetto. Il format del nostro webinar ha come protagonisti i gestori dei siti e il portatore di interesse del settore della scuola e le nuove generazioni a cui abbiamo voluto dedicare un ruolo centrale. Ringrazio dunque i nostri tre giovani discussant di oggi, Pietro Gentili, Carolina Cinese e Tommaso Beltrami. Grazie per il vostro entusiasmo e l'aver condiviso con noi le vostre esperienze durante la pandemia. Infine, un ringraziamento a voi che ci state ascoltando e a tutti coloro i quali hanno contribuito ad arricchire questo portafoglio di dati e soluzioni creative di resilienza. L'incontro di giovedì scorso ha ispirato alcune proposte per future attività e progetti condivisi, come ad esempio tematiche di peer learning, educazione tra siti e la possibilità di adottare alcune soluzioni in altri siti. Mi auguro che la discussione di oggi possa rafforzare la rete e le collaborazioni tra noi, nonché fungere da generatore di idee. Passo la parola ora al segretario generale dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, Chiara Bocchio. Grazie. Buonasera a tutti, intanto ci tengo molto a ringraziare il dottor Baker, tutto il Regional Bureau, per l'invito all'incontro di oggi, durante il quale si parlerà ovviamente del tema scuola, che è un tema molto caro all'associazione che rappresento, ma anche di esperienze di resilienza che vedono coinvolte le giovani generazioni che stanno e che hanno affrontato
determinato la crisi pandemica, ma anche determinate situazioni che la crisi poi ha maggiormente acuito. Vorrei farvi un breve accenno sull'associazione che rappresento, che è l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, che è un'associazione di volontari nata nel 2015 come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e poi nel 2018 siamo diventati associazione riconosciuta ufficialmente da UNESCO come membro delle associazioni e club per l'UNESCO. AIGU è composta da circa 300 giovani tra i 18 e i 35 anni in Italia, presenti in ogni regione italiana, che hanno ognuno di loro come obiettivo comune la creazione di iniziative che abbiano come fine la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni ai valori e ai programmi UNESCO. In linea con il tema di oggi, che è appunto la scuola, dal 2017 portiamo avanti il programma che si chiama EDU, che è il nostro programma nazionale rivolto alle scuole e alle università, che vede ogni anno l'attivazione di laboratori all'interno dei comitati regionali, su una, o più, tematiche relative all'UNESCO. Il progetto ha coinvolto più di 5.500 studenti in oltre 160 scuole italiane, che possiamo dire sono diventati appunto questi studenti dei veri e propri ambasciatori dei principi e dei valori UNESCO. In questo anno scolastico, quindi 2020-2021, nonostante le varie difficoltà, siamo riusciti ad applicare la nostra quarta edizione del progetto, focalizzandoci sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ed alcuni dei nostri laboratori hanno proprio coinvolto direttamente diverse designazioni UNESCO, tra le quali siti patrimonio mondiale, aree MAB, geoparchi, come per esempio il progetto in Liguria che vede direttamente il coinvolgimento di uno dei geoparchi che è stato coinvolto nel survey appunto fatto dal Regional Bureau, che è il geoparco del Beigua. Non per ultimo, vorrei brevemente parlarvi anche dell'Italian Youth Forum, che è il nostro grande evento annuale. L'ultima edizione l'abbiamo rinviata per ben 2 volte a causa della pandemia, quindi abbiamo anche sviluppato, diciamo proprio, possiamo dirlo, delle capacità di resilienza e l'abbiamo riorganizzato il 27 di marzo di quest'anno con una diretta streaming di ben 7 ore e mezza direttamente da Parma ed è stata oltre a una grandissima emozione perché è stata l'applicazione di quello che stavamo organizzando già da più di un anno e mezzo, è stata anche un'occasione per discutere su tematiche riguardanti la sostenibilità e le future generazioni. I temi centrali del nostro forum che abbiamo toccato sono stati nutrire il futuro, la scuola di tutti, che è tema centrale di oggi, Sei la mia città e il New Deal della cultura. E ognuno di essi ha visto anche l'organizzazione di un tavolo di lavoro e un relativo talk che si è tenuto proprio durante il forum. A breve finalizzeremo e presenteremo al governo italiano il nostro manifesto, ovvero il manifesto Next Generation EU, che è il risultato dei 4 tavoli tematici del nostro forum, che ci farebbe piacere poi riuscire anche a condividere con tutti voi. Quello che è emerso sul tema scuola è come vi sia la necessità di ridurre sempre più le disuguaglianze attraverso una metodologia progettuale innovativa che sia capace di rendere più consapevoli le nuove generazioni. Abbiamo intenzione ovviamente di contaminare questa idea di scuola con chiunque. Chiunque condivida i nostri principi, ovvero rendere la scuola più inclusiva, più vicina ad uno sviluppo di tipo sostenibile e che sia in grado di disseminare le opportunità senza lasciare indietro nessuno.
Intanto colgo poi l'occasione anche di potervi inviare dei possibili link che vanno un po' a raccontarvi la nostra esperienza. Vi ringrazio tantissimo per l'invito di oggi, per questa opportunità e auguro a tutti noi un buon lavoro. Grazie. Grazie Chiara dell'intervento di apertura, sia in ottica presente ma soprattutto in ottica futura. E prendo solo un minuto per raccontare un po' lo strumento che stiamo utilizzando, GoToWebinar, e la possibilità di inserire proprio in chat con la possibilità di scegliere se solo ad organizzatori esperti o a tutta la platea eventuali link o riferimenti che possono essere utili anche da condividere durante il corso di questo webinar. E ricordo che la registrazione di questo incontro sarà a disposizione fra qualche giorno per la fruizione indifferita, diciamo, quindi non sarà possibile l'interazione, ma sarà possibile invece rivedere i contenuti che sono stati condivisi. Mentre per tutti i partecipanti che si stanno ancora collegando, abbiamo 114 iscrizioni al webinar di oggi e quindi abbiamo una buona platea. Speriamo vengano da tutta Italia e che possano rappresentare proprio i diversi territori coinvolti. Utilizziamo la chat anche per scambiare richieste di approfondimento, domande, riflessioni che possano essere utili alla discussione. E raccoglieremo tutte queste indicazioni che possono pervenire tramite chat e le porremo alla fine dei tre interventi proprio per la discussione finale. Prima di iniziare ad approfondire le esperienze che sono state invitate a raccontarsi oggi, riprendo le parole di Jonathan Baker all'inizio. Questo progetto è fatto proprio per offrire una piattaforma di scambio e di interazione agli stakeholders territoriali e ai riferimenti locali dei diversi territori, proprio con l'obiettivo di scambiare buone pratiche, di scambiare opinioni, di individuare anche delle linee tematiche comuni e poter attivare anche potenzialmente delle partnership che possano svilupparsi anche nel futuro. Prima appunto di entrare nel merito delle diverse esperienze che abbiamo chiesto di raccontarsi, volevamo dare un quadro delle informazioni che sono state raccolte nella fase preliminare ai tre webinar che state vedendo. E attraverso una piccola presentazione di sintesi di queste informazioni volevamo condividere con voi appunto i risultati. Survey online e 31 interviste sviluppate in maniera preliminare ai tre webinar tematici che si stanno svolgendo in queste 3 settimane. E vi specifichiamo qui la pagina di riferimento, ma vorremmo anche dare un'idea di quello che è stato raccolto dal coinvolgimento dei 31 soggetti gestori delle diverse riserve della biosfera e geoparchi coinvolti, i 111 stakeholders e i 47 opinion leader che hanno partecipato a questa parte preliminare del progetto. Il progetto appunto è stato sviluppato sicuramente per coinvolgere direttamente i soggetti chiavi delle diverse esperienze, ma anche e soprattutto per cominciare a costruire una piattaforma di interazione, di condivisione e di sviluppo di soluzioni creative quali reazioni alla resilienza. Per cui vedremo come abbiamo cercato di mappare gli impatti, che sicuramente sono stati forti di questo periodo complicato e di queste difficoltà inattese che abbiamo dovuto fronteggiare, ma anche e soprattutto le soluzioni creative che possono essere poi magari anche divulgate e diffuse in tutto il territorio. Rafforzare le partnership tra territori che, come le riserve della biosfera e i geoparchi, hanno in qualche modo raccolto la sfida dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle specificità e dei valori del territorio è l'obiettivo proprio dell'attività di Eurete e è un punto su cui UNESCO investe moltissimo delle sue attività. Volevo cominciare proprio con questo grafico che rappresenta le risposte alla domanda rivolta ai questionari degli stakeholder della scuola che chiedeva quanto ha influenzato le attività dell'organizzazione di appartenenza a questo periodo di pandemia.
Vedete come in tutti i settori, ma in particolare quello della scuola, ha risentito moltissimo di questo periodo. Si è dovuto reinventare nei metodi, negli strumenti, nella modalità di interazione, ridefinire gli obiettivi e ridefinire anche le linee, di interazione fra, insegnanti, alunni all'interno del corpo docente e all'interno dell'istituto scolastico. Infatti, se vediamo le risposte che sono pervenute dal mondo della scuola e dell'educazione nel rapporto con le risposte pervenute dagli altri settori delle nostre comunità, vediamo come in particolare soggetti gestori, ma ancora di più gli stakeholder del mondo della scuola e dell'educazione, hanno risentito in maniera forte sicuramente, ma anche molto negativa del periodo di pandemia. Quindi è stato un impatto molto forte e sbilanciato verso effetti più negativi che positivi, mentre per gli stakeholder del turismo, della ruralità e anche i giovani ci sono state anche diverse opportunità che si sono aperte. Qui sono stati per lo più i problemi da fronteggiare che hanno visto impegnate la maggior parte delle energie. Riassumere i principali impatti che questa emergenza pandemica ha avuto sul settore scolastico, partendo dal blocco prolungato delle attività scolastiche in presenza, ma non solo, anche di tutte quelle attività extrascolastiche, escursioni, alternanza scuola-lavoro, attività appunto extracurricolari che cominciavano a essere proprio parte integrante del piano dell'offerta formativa dei vari istituti. E nel primo lockdown, appunto, tutte le attività, in particolare di educazione ambientale, si sono fermate proprio perché molte volte prevedono delle attività esperienziali che non potevano essere realizzate nelle modalità a distanza e quindi un settore in particolare dell'educazione che ha visto un po' affievolirsi le attività dedicate all'educazione ambientale. La didattica a distanza, che pur vedremo anche poi ha riservato tantissime opportunità e può rivestire uno strumento che anche in maniera integrata può continuare anche nel periodo successivo all'emergenza pandemica. La didattica a distanza ha sostituito le attività, però molto spesso ci sono state da fronteggiare delle difficoltà di natura tecnologica, di connessione, di attrezzature, perché magari appunto tutte le famiglie non disponevano di attrezzature, di device abbastanza avanzati, o alcuni territori, soprattutto parlando di riserve delle biosfere e geoparchi, in aree marginali o montane o poco servite dall'infrastruttura di comunicazione, non riuscivano ad avere connessioni stabili. Quindi difficoltà di natura tecnologica, di natura organizzativa, della rimodulazione delle attività curricolari e di natura metodologico-didattica, quindi appunto reinventare il modo di fare scuola. Gli effetti indesiderati che si sono anche riscontrati in maniera abbastanza diffusa, avete visto nell'elenco di territori che sono stati coinvolti da questa attività di ricerca. Sono presenti tutte le riserve della biosfera e tutti i geoparchi italiani, quindi una rappresentatività territoriale molto diversificata e anche abbastanza ampia. In maniera abbastanza diffusa si è visto come questa modalità e questo cambio repentino di strumenti abbia avuto l'evidenza di problemi anche legati all'apprendimento, alla realizzazione delle prove di valutazione, ma anche alla riduzione delle attività che, oltre a quelle di didattica frontale, costituivano la costruzione di una relazione con il territorio e con le comunità. Un generale riscontro su cui ragionare anche è stato l'aumento della dispersione scolastica, dell'esclusione sociale e un aumento dell'insicurezza, ansia, alcuni casi calo della motivazione che appunto ha avuto effetti anche a livello psicorelazionale, non solo educativo e di apprendimento. Non sono stati solo impatti negativi perché anche queste difficoltà hanno stimolato l'individuazione di soluzioni innovative, principalmente evidenziando modalità alternative di apprendimento, sicuramente la didattica a distanza, ma anche aule didattiche aperte,
progetto, promozione di percorsi formativi, anche puntati sulla peer education, costruzione anche di spazi esterni come aule verdi o di progetti che coinvolgono attività non strettamente legate all'apprendimento curricolare, ma che utilizzano proprio anche gli spazi esterni per migliorare la disponibilità degli spazi. In questo senso sono stati valorizzati degli strumenti di lavoro che prima non erano esplorati, come sicuramente le riunioni online, le dirette Facebook, video riunioni, schede didattiche, ma anche il gaming. I filmati e tutte le modalità appunto di gestione a distanza dell'informazione che però hanno sviluppato anche modalità diverse di relazione fra gli alunni e fra gli alunni e gli insegnanti. Quindi nuove metodologie didattiche che se affiancate a forme di educazione tradizionale e integrate potranno essere dei plusvalori anche nel periodo futuro di ritorno, speriamo il prima possibile, alla possibilità di avere attività anche in presenza. In generale questi nuovi strumenti hanno visto una maggiore partecipazione, quindi una maggiore inclusività, anche perché spesso territori come quelli delle riserve di biosfera geoparchi sono appunto magari marginali o poco raggiungibili, non accessibili, e gli strumenti di interazione a distanza rendono più facile, visto che non c'è lo spostamento, partecipare alle attività. In generale una diversa incisività, quindi una maggiore inclusione, una maggiore partecipazione, forse una minore incisività. In generale si è riscoperta forse la centralità della scuola, sia nella vita della comunità, della persona e nella capacità proprio di reinventare metodi e strumenti e di generare solidarietà nel trovare device, eccetera. La riorganizzazione degli spazi è spesso una questione che continua ad essere centrale proprio nel post periodo pandemico. Le principali difficoltà che stanno affrontando gli edifici le istituzioni scolastiche e le organizzazioni di educazione sono legate alla mancanza degli strumenti per assicurare un'efficace azione di insegnamento, ma anche di sostegno ad alunni e famiglie, e legate appunto a ambiti specifici di operatività come per esempio la gestione delle assenze degli insegnanti, la gestione delle attività laboratoriali con i nuovi schemi di suddivisione degli spazi di distanziamento sociale e la riorganizzazione sia del lavoro che degli spazi, cercando di conciliare le regole di sicurezza e le pratiche didattiche in un mondo in completo e continuo e veloce cambiamento. Anche qui mi pareva utile riportare questo grafico che risponde alla domanda, appunto, durante la pandemia è cambiato nella comunità locale limitrofa il valore dato ai servizi scolastici ed educativi. I site manager riscontrano che è cambiato il valore e è cambiato in maniera molto positiva, per cui appunto a conferma del punto di vista dei portatori di interesse legati alla scuola, anche dal punto di vista dei site manager, si riconosce come questo periodo di pandemia forse ha aiutato a riscoprire il valore dell'educazione della scuola. E anche lo sviluppo sostenibile ha in questo periodo pandemico giocato un ruolo di fondamentale importanza. Probabilmente la pandemia ha aiutato a riscoprire la necessità di andare verso uno sviluppo sostenibile e ve lo farò vedere nel prossimo grafico. Qui invece si cerca di mappare quanto gli effetti della pandemia hanno influito sulle performance delle diverse organizzazioni in ottica di sviluppo sostenibile. Nel 47% non c'è stato un cambiamento molto visibile. Nel 22% c'è stato un cambiamento che complessivamente è andato nell'ottica del miglioramento delle performance. Nel 19% c'è stato un cambiamento che però è andato nell'ottica del peggioramento delle performance. E abbiamo riportato qui anche le voci che magari hanno raccolto minore
minori consensi, diciamo, che hanno mappato esperienze di minore presa, che però ci sembravano utili. Per esempio, la pandemia a volte ha portato indietro nel percorso verso l'utilizzo della plastica, quindi in percorsi plastic free poi si è ritornati ad un utilizzo delle stoviglie, per esempio nelle mense, delle stoviglie di plastica e monouso. Ecco, chiudo con questa immagine proprio perché forse quello che portiamo a casa da questa pandemia, oltre agli strumenti che si sono sicuramente affinati, è legato proprio al cambiamento verso stili di vita diversi e più sostenibili. Dagli stakeholder della scuola vedete come rispetto agli altri tipi di stakeholder coinvolti nella ricerca si evidenzi che probabilmente le comunità locali sono più disponibili ad un cambiamento verso stili di vita sostenibili e probabilmente è proprio questo il punto su cui lavorare per il futuro, allacciandosi anche a quello che diceva Chiara prima, per far sì che questa pandemia ci aiuti a ripartire diversi e migliori di prima. Non prendo oltre il tempo del webinar, ma ci sembrava utile dare questa contestualizzazione generale. Ancora più utile è andare a vedere le diverse esperienze che sono state sviluppate in questo percorso attraverso il racconto dei protagonisti. E Federica Piazza, Antonella Piredda e la professoressa Balzerini ci aiuteranno in questa giornata a farci entrare nella loro progettualità. I tre discussant, Pietro Gentili, Carolina Chinese e Tommaso Beltrami, ci aiuteranno a fare dei paralleli tra le diverse realtà dei diversi siti UNESCO e ad approfondire alcuni aspetti che possono magari essere di stimolo anche per chi ci ascolta, magari da altre riserve di biosfera o geoparchi. Non vado oltre avanti e lascio subito la parola a Federica Piazza, che dalla riserva di biosfera di Miramare, Costa di Trieste, ci racconterà le attività educative che stanno sviluppando nel loro territorio. E poi, insieme a Pietro Gentili, approfondirà alcuni aspetti importanti e anche magari utili in ottica di replicabilità dell'esperienza. Grazie a voi. Salve a tutti. Posso Vedete? Un attimo, Federica. Ok. Adesso dovreste vedere, giusto? Confermo. Ok, perfetto, benissimo. Allora, buongiorno a tutti, sono Federica e appunto sono la coordinatrice delle attività didattiche della riserva della biosfera di Miramare. La nostra riserva è costituita da cinque zone. La zona principale, quindi il cuore di questa riserva, è l'area marina protetta di Miramare, che è costituita da una zona centrale di riserva integrale circondata da una zona buffer per un totale di 120 ettari. Questa zona di mare è ampliata da una zona marina di transizione di altri circa 1500 ettari. A questa parte marina corrisponde anche una parte terrestre costituita dal parco del Castello di Miramare e dal SIC del Carso Triestino. Come vi ho detto, il cuore della nostra riserva è l'area marina protetta di Miramare, che è anche l'ente di coordinamento delle MAB. Questo ente, diciamo, svolge un'intensa attività nel settore della divulgazione scientifica, ma anche della divulgazione ambientale e della sostenibilità. Infatti, da più di 30 anni Miramare è proprio un centro di educazione ambientale e prima, diciamo, dell'evento della pandemia avevamo circa 10.000 visitatori all'anno. Tra questi visitatori principalmente c'erano scolaresche di ogni ordine e grado, quindi accoglievamo dalla scuola dell'infanzia fino all'università.
Ovviamente l'improvvisa, diciamo, chiusura dovuta al Covid, quindi la chiusura del nostro centro visite e l'impossibilità di svolgere attività didattiche, ci ha costretto a rimodulare la nostra proposta divulgativa e abbiamo chiamato questa nuova nostra proposta in versione 2.0. Il nostro obiettivo era quello di cercare di mantenere la comunicazione con il nostro pubblico e in particolare di mantenere il legame costruito negli anni, soprattutto con le nuove generazioni. Per questo motivo, abbiamo sviluppato una serie, diciamo, di proposte, virtuali, quindi online, tramite social, tramite il nostro sito web, proprio durante, diciamo, il periodo del lockdown. In particolare ci siamo dedicati in grande parte, diciamo, ai più piccoli, con tre proposte differenti. La prima è il bioma casa tua. Visto che il nostro museo era chiuso, abbiamo voluto trovare un sistema per poterlo fare visitare virtualmente lo stesso a tutti i ragazzi, nonché a chiunque volesse visitarlo. Quindi ogni giorno abbiamo pubblicato un animale associato a una lettera dell'alfabeto, un animale rappresentato all'interno del nostro museo, che è stato affiancato anche da una descrizione delle caratteristiche della specie stessa. Un'altra versione, diciamo, moderna di didattica è stato lo sviluppo di tutorial. In particolare abbiamo creato una serie di tutorial chiamato Disegni con Chiara, dove cercavamo di insegnare ai bambini a disegnare alcune specie marine. Questi tutorial erano molto semplici, in modo che potessero coinvolgere anche i bambini più piccoli. In particolare di questa versione ci è piaciuto molto il fatto che moltissimi bambini ci abbiano poi inviato i loro disegni, che ovviamente poi abbiamo pubblicato su Facebook, quindi c'era una sorta di riscontro, un rapporto diretto proprio con il nostro pubblico. Poi abbiamo sviluppato le merende bestiali, che come potrete intuire dal titolo venivano pubblicate nell'orario della merenda, quindi di pomeriggio. Queste merende sono state, diciamo, ideate dal nostro staff e ogni merenda era caratterizzata da una specie che poteva essere marina o terrestre, quindi tutte specie tipiche della nostra riserva. Per ogni specie è stata fatta una sorta di carta d'identità. E oltre a questo sono state fatte delle descrizioni degli aspetti più caratteristici, di quelli più particolari o anche magari degli aspetti più delicati, quindi i possibili rischi, le possibili vulnerabilità che queste specie hanno in questo momento storico. Ovviamente ci siamo dedicati anche, diciamo, ai più grandi, sempre in modo ovviamente virtuale. Abbiamo ipotizzato i Blue Spritz. Questi sono dei video di una decina di minuti che venivano pubblicati nell'orario dell'aperitivo e questi video sono stati praticamente ideati, pensati per mettere in contatto tutte le persone con i ricercatori, quindi poter far scoprire il mondo della ricerca anche a persone magari che non lo conoscono, non lo conoscevano così bene. Questi video sono stati appunto ideati da ricercatori che hanno collaborato con la riserva o che comunque stanno ancora collaborando e abbiamo coinvolto quindi ricercatori provenienti da tutte le parti del mondo. Giusto per farvi un esempio, abbiamo ricercatori che lavorano attualmente in Messico fino a ricercatori che lavorano ad Hong Kong, quindi insomma siamo riusciti a coinvolgere appunto quasi tutto il mondo. Quest'estate abbiamo sviluppato questa nuova serie di video, si chiamano Miramare Pazzesco. In questo caso abbiamo usato una chiave di lettura diversa, ovvero quasi una chiave di lettura più divertente, più comica. Quindi sono stati presi dei filmati sulla biodiversità o sulle capacità riproduttive dei nostri organismi, dei filmati divertenti e quindi abbiamo voluto dare anche questa chiave un po' più comica, diciamo, di divulgazione scientifica rispetto alla chiave normale. Abbiamo sviluppato alcuni webinar, alcuni parlavano proprio specificatamente della nostra riserva, quindi delle specie vegetali, delle specie animali presenti all'interno della nostra riserva MAB. In particolare ne è stato svolto uno che si chiamava Di cielo, di terra e di mare, dedicato specificatamente all'avifauna. A questo webinar hanno partecipato non solo adulti, ma hanno partecipato anche moltissimi ragazzi, addirittura anche bambini, che erano interessati proprio a imparare a riconoscere le specie di uccelli presenti all'interno della riserva, nonché in tutto il territorio triestino.
Come la maggior parte, credo, delle riserve MAD, noi avremmo avuto a settembre diverse attività didattiche, diciamo, più tradizionali con le scuole. Le scuole sarebbero dovute venire all'interno del nostro centro visite e avrebbero dovuto fare delle attività esperienziali in campo. Ovviamente questo non è stato possibile, per cui questi due progetti sono stati convertiti in attività di didattica a distanza. In particolare il primo progetto si chiama L'uomo e l'ambiente, quindi un progetto che serviva proprio a far scoprire la nostra riserva MAB alle scuole di tutto il territorio, di tutto il Friuli Venezia Giulia, e aveva un primo incontro descrittivo appunto sulla riserva e un secondo incontro era dedicato alla pesca sostenibile. A noi interessava molto in questo progetto far capire ai ragazzi come l'uomo e la natura, il lavoro e l'ambiente possono comunque essere in equilibrio. Entrambi questi due incontri sono stati convertiti in ovviamente attività di didattica a distanza. Lo stesso è successo con quest'altro progetto, si chiama Regali di Biodiversità. In questo caso il focus sono i servizi ecosistemici, quindi ci interessava far capire come tutto quello che la natura ci offre è un bene per l'uomo, che in un certo senso gli si può dare quasi un valore economico, perché noi dalla natura abbiamo un guadagno. Anche in questo caso purtroppo l'attività doveva essere svolta in campo, quindi in natura, e abbiamo invece dovuto convertirla in un'attività di didattica a distanza. In entrambi i casi abbiamo trovato comunque un grosso riscontro da parte delle scuole. Le scuole erano contente di riuscire a svolgere comunque l'attività e il progetto anche in una forma differente. Diciamo che noi abbiamo cercato di creare delle presentazioni multimediali, ovvero erano dei PowerPoint, ma con all'interno una grande quantità di video, dei quiz e le guide, lo staff cercava l'interazione con i ragazzi, quindi la presentazione cercava di essere più dinamica e più un confronto con i ragazzi piuttosto che una lezione classica frontale. E, diciamo che in questi pochi minuti vi ho fatto una rapida carrellata di come noi abbiamo combattuto questa pandemia e di quali sono state le nostre idee per rimanere comunque in contatto con la scuola, che sicuramente è stato, diciamo, la categoria forse più che ha avuto più difficoltà durante questa pandemia, ma non solo, ma anche comunque con il nostro pubblico, diciamo, generico. E vi ringrazio. Ringrazio Yolei per l'intervento. Insomma, sì, le sfide che ci si sono trovate davanti, le riserve di biosfera, le scuole, un po' tutte le istituzioni che hanno a che fare con l'educazione in questo periodo sono state tante. La didattica a distanza ha comportato sicuramente grandi problemi. Io l'ho visto da studente, quindi so dire che il 99% delle conseguenze che ha avuto la didattica a distanza sulla nostra quotidianità, sui ritmi e su anche l'efficacia dell'insegnamento sono state conseguenze negative. Poi qualche effetto positivo è stato sicuramente fatto e soprattutto sono molto positive le esperienze che sono nate come conseguenza di questa situazione epidemiologica, come quelle che lei ha appena esposto, che sono fondamentali per integrare in futuro l'attività in presenza con questi nuovi strumenti, comunque possono andare di pari passo. E per questo in linea con quanto detto, penso di formulare questa domanda. La didattica a distanza ha naturalmente ostacolato l'attività di formazione e informazione dei ragazzi sulle potenzialità ed il valore delle riserve di biosfera, in generale di ogni materia. La lezione frontale o la spiegazione convenzionale, secondo la mia personale esperienza, risultano sostanzialmente inefficaci e improduttive in un contesto da remoto. A fronte di queste criticità, come pensa sia possibile e come avete fatto sino ad oggi ad organizzare attività capaci di sensibilizzare ed educare circa le tematiche cardine del progetto sulla riserva di biosfera, alla luce di quanto detto. Ah, ok. Rispondo? Faccio una seconda parte. Allora inizio con la prima. Allora, diciamo che noi appunto abbiamo cercato di compensare queste problematiche, allora innanzitutto creando una didattica a distanza un po' meno a distanza, quindi ponevamo sempre ai ragazzi molte domande e quindi cercavamo di coinvolgerli nella presentazione, quindi diciamo non era una presentazione standard, ma una specie di dialogo, quindi la presentazione nasceva dal confronto con i ragazzi.
Ovviamente confermo che ci sono difficoltà. Sicuramente la didattica in presenza, la didattica con le esperienze dirette in natura, in particolare da noi dove abbiamo il mare e comunque un ambiente sicuramente molto vasto, favoriscono e facilitano la trasmissione delle informazioni e della conoscenza. Abbiamo cercato di ridurre queste problematiche pubblicando molti video, molti tutorial che sicuramente arrivano un po' di più ai ragazzi perché sono un po' più leggeri, diciamo, ecco, come struttura. Personalmente abbiamo avuto la fortuna di compensare a queste problematiche durante il periodo estivo. Noi abbiamo comunque avuto un'attività estiva molto molto ampia. Abbiamo avuto i centri estivi, abbiamo avuto summer school, abbiamo avuto attività di snorkeling in riserva che quindi hanno un po' compensato le carenze, diciamo, durante il periodo invernale, ecco. Ah, perfetto. Questo è un fatto che ha interessato diverse riserve di biosfera, anche la nostra, l'Isola d'Elba, e nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha avuto poi una sua ripresa, diciamo, in estate, anche in questo tipo di attività. E diciamo che ha chiarito anche un po' la seconda parte della domanda, per cui passo direttamente alla domanda successiva, per chiederle. Sul nostro territorio, come Forum Giovanile dell'Arcipelago Toscano e Consulta Provinciale degli Studenti, nonostante la nostra ferma contrarietà alla didattica a distanza come alternativa alla presenza in maniera stabile, ci siamo cimentati nell'attivazione di una piattaforma online per la condivisione e lo scambio di materiale di studio o aiuto tramite la logica del peer-to-peer. In maniera simile, abbiamo attivato e promosso nelle scuole canali social e web di informazione su diverse tematiche, ma che si adatterebbero eccellentemente a trattare temi ambientali e di sostenibilità, coinvolgendo direttamente i ragazzi anche nella redazione dei contenuti, sul modello anche dell'iniziativa Young Reporter Program del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, per capire e contestualizzare un attimo. Pensa che al di là delle lezioni frontali e a distanza sia possibile trarre qualche elemento o pratica positiva dall'esperienza della didattica digitale integrata? E faccio particolare riferimento a queste esperienze qua. Magari dei canali di comunicazione autogestiti dai ragazzi che sono loro stessi a produrre materiali per poi condividerli ad un pubblico comunque di loro coetanei o di giovani. Ok, allora diciamo che noi nello specifico proprio su questo non abbiamo avuto grandissime esperienze, abbiamo avuto collaborazioni da parte dei ragazzi, quindi abbiamo comunque trovato un sistema per farci tra virgolette aiutare da loro, quindi alcune merende bestiali ad esempio sono state pensate e prodotte proprio da alcuni ragazzi che venivano ai nostri centri estivi, quindi c'è stata questa collaborazione diretta. Adesso stiamo sviluppando dei nuovi video, dei nuovi filmati per quanto riguarda la decade degli oceani, quindi i principi degli oceani, con l'aiuto dei bambini, quindi sono i bambini stessi che formulano le domande che poi vengono poste ai ricercatori. Quindi utilizziamo appunto. Ci facciamo aiutare e quindi cerchiamo di creare una collaborazione tra gli studenti e la nostra realtà, proprio per creare questi nuovi filmati, questi nuovi video. Ad oggi, per quanto ci riguarda, sui social, su questo tipo di piattaforme, non abbiamo collaborazioni così dirette, ma sempre quindi in forma indiretta, quindi magari diciamo un po' alle spalle, non in modo così esplicito, però regolarmente collaboriamo con tantissime scuole, con tantissime classi. E appunto con tantissimi ragazzi. Sicuramente la parte dei social, per quanto ci riguarda, può essere ulteriormente migliorata e ampliata, insomma, ecco. Perfetto, quindi magari potrebbe essere interessante in futuro anche valutare esperienze simili come quella di Young Reporter o comunque il coinvolgimento diretto, anche magari in collaborazione con le scuole dei ragazzi nella redazione dei contenuti. E Assolutamente. anche le esperienze che sono già state attivate vanno in questa direzione e sono assolutamente ottime. E la scuola del futuro deve porsi ed agire innanzitutto come fabbrica di persone e cittadini completi, capaci di concepire le grandi e piccole sfide del presente, in particolare la più importante tra queste, l'emergenza ambientale. Sul nostro territorio, Elbano e Livornese, ad esempio, abbiamo più volte cercato di andare nella direzione di integrare l'offerta didattica convenzionale con progetti, come il progetto Io Curo, che riguarda i giardini scolastici, in collaborazione con istituzioni e associazioni del mondo
in particolare ambientalista. A fronte dell'orientamento ministeriale verso l'istituzione, ad oggi già parzialmente attuata, della materia di educazione civica, come potrebbe cambiare ed essere valorizzato il ruolo delle riserve di biosfera come autori e firmatari di un patto di comunità per la scuola? Allora, diciamo che per quanto riguarda la nostra realtà, queste collaborazioni sono già molto avanti, se si può dire, nel senso che all'interno del nostro coordinamento MAB è presente il comune, sono presenti le scuole, sono presenti tantissimi settori, chi si occupa, diciamo, del vino, dell'olio, bed and breakfast, quindi abbiamo una rete già molto ampia, che permette a noi di creare collaborazioni molto strette con le scuole e in modo, come dicevi tu, un po' più ampio, ovvero non siamo solo noi che ci rapportiamo con la scuola, ma c'è anche il terzo settore, ovvero spesso abbiamo i pescatori, abbiamo i mitilicoltori, abbiamo quindi persone che operano direttamente nel settore all'interno della riserva che possono venire a parlare, a collaborare con noi e a lavorare con i ragazzi. Quindi diciamo che per quanto ci riguarda questo tipo di collaborazione qui nella nostra realtà locale a Trieste è già molto avanti e molto sentita. In generale anche noi ci siamo inseriti nell'educazione civica, in particolare con l'attività sui servizi ecosistemici, che infatti è stata richiesta da molte classi quest'anno proprio per questo motivo, perché rientrava perfettamente in questa situazione. In realtà quasi tutti gli argomenti che noi trattiamo normalmente rientrano nell'educazione civica, quindi diciamo che sì, la nostra realtà è già abbastanza integrata da questo punto di vista e le collaborazioni sono veramente costanti, sia con gli enti di ricerca, con le scuole e negli ultimi anni stiamo cercando anche di creare delle collaborazioni per quanto riguarda la scienza e l'arte. Quindi abbiamo creato diverse mostre dove partecipano artisti e ragazzi molto giovani che hanno piacere di creare queste unioni. Quindi insomma, diciamo che queste collaborazioni sono già abbastanza sviluppate. Ecco, ovvio si può sempre migliorare e approfondire e rendere ancora magari più semplici, ecco, perché come credo sappiamo tutti, le collaborazioni si fanno, ma a volte non sono sempre così semplici, ecco, soprattutto a livello organizzativo. Molte grazie a Federica Piazza per il racconto dell'esperienza e per il dialogo con Pietro Gentili, che ha portato anche lui alcune esperienze, che sono nate nella riserva di biosfera Isole di Toscana. E vi Grazie a voi. preghiamo se potete di fermarvi, perché alla fine sarà proprio previsto un piccolo spazio per la discussione anche con eventuali domande dal pubblico che magari possono ulteriormente approfondire, gli argomenti che avete portato alla discussione. Ci tenevamo a questo punto a chiedere un po' il polso della nostra audience, dei partecipanti a questo webinar, con una domanda diretta a voi. Sara, vuoi raccontarci il sondaggio? Ma certo. Allora, la domanda è: secondo te, qual è lo strumento, scusatemi, digitale migliore con cui approfondire tematiche riguardanti la sostenibilità assieme agli studenti? E questo lo chiediamo a voi, alle 70 partecipanti che sono con noi e che stanno seguendo questo webinar. Pensate che siano le videoregistrazioni, le dirette social, gli strumenti di presentazione interattiva, come ad esempio Captivate, oppure usare sistemi per la creazione di presentazioni un po' più animate come Prezi o Thinglink, i webinar, come ci ha raccontato Federica, i quiz online. Chiediamo il vostro pensiero e ci diamo un minuto circa per rispondere. Nel frattempo che raccogliamo tutte le risposte al sondaggio, che ci aiuterà anche questo a focalizzare un po' quali sono le esperienze e anche le indicazioni che possono venire dal mondo della scuola e dell'educazione, anche attraverso i partecipanti a questo webinar. E nel frattempo volevo introdurre la prossima esperienza che si racconterà attraverso la voce di Antonella Piredda, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Siniscola 1, ma anche membro del comitato di gestione della riserva di biosfera Tepilora Rio Posada e Montalbo. E
Attraverso il racconto della sua esperienza nel comitato di gestione e dei collegamenti, delle relazioni allacciate col mondo della scuola, anche attraverso alcune attività che poi proprio ci racconterà nel dettaglio, vorremmo condividere alcune possibili strade per far sì che i giovani siano protagonisti nelle riserve della biosfera e che riserve della biosfera e geoparchi possano trarre anche nuove energie da questo coinvolgimento. Prima però vediamo il risultato del sondaggio. Assolutamente sì, Anna. Vediamo allora, secondo i nostri partecipanti ci sono il 37% crede che siano proprio gli strumenti di presentazione interattiva che possono più coinvolgere gli studenti ed essere delle forme con cui affrontare le tematiche riguardanti la sostenibilità, oltre che ovviamente un altro 30% crede siano anche eventi come questi, dedicati webinar proprio per approfondire tutte le tematiche. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Benissimo, allora lasciamo la parola, lasciamo il tavolo proprio ad Antonella Piredda col racconto della sua esperienza prima e poi al dialogo con Carolina Chinese, portavoce della consulta della riserva della biosfera MAB UNESCO delle Alpi Giulie Italiane in Friuli, che è un organo consultivo della riserva della biosfera che proprio si esprime nei vari step di attività e di governance, è uno strumento proprio della governance della riserva della biosfera delle Alpi Giulie. A voi. Buonasera a tutti. Chiedo cortesemente se c'è la condivisione dello schermo. In questo momento proviamo a riattivare la condivisione dello schermo. Ok. Ok. Ancora no? Vediamo lo schermo di Antonella, sì. Sì, vediamo la presentazione in formato full Sì, screen. dovrei un attimino. Ok, è a posto? Io non riesco a vederla io, aspetti un attimo. Ci siamo? Sì, La Antonella, vediamo? vediamo il tuo schermo. Sì, quindi vedete la presentazione, intendo. Sì, se vuoi metterla in full screen, la vediamo meglio. Sì, io l'ho messa, non risulta ancora. Ho Ecco, adesso sì, mandato. Ah, perfetto. perfetto. Va bene. Allora, intanto ringrazio per la preziosa opportunità. Buonasera a tutti voi, ringrazio appunto l'ufficio regionale, anche punto 3, per la preziosa occasione di incontro e di confronto. Sono tornata qua, aspettate un attimo perché vorrei tornare alla presentazione. Sto facendo un po' di caos. Eccoci qua. Ok. Allora, vorrei iniziare intanto presentandovi la nostra riserva. Si tratta appunto della riserva di biosfera. Ho difficoltà a tenere la presentazione, Sara, non so cosa stia succedendo. Tranquilla, se ci date un minuto, condivido dalla regia, vi condivido lo schermo io e poi la dottoressa Pireda può continuare con la sua presentazione. Non c'è Ah, nessun problema. perfetto. Vuoi raccontare intanto un po' il territorio in cui si Sì, svolge allora, questa intanto esperienza, inizio, Antonella? certo. Allora, si tratta della riserva di biosfera Tepilora Riopposade Montalbo, è un territorio che abbraccia circa 17 comuni, ci si tratta di 160.000 ettari. Abbiamo una popolazione di circa 50.000 abitanti, che però è destinata anche a triplicare nel periodo estivo. È molto variegata dal punto di vista geologico, ci sono delle zone montane, delle zone pianeggianti, delle zone appunto
fluviali, ma anche delle zone costiere di particolare rilievo e di particolare importanza, insomma. Chiaramente anche qua abbiamo il solito problema di molti territori che è dovuto appunto allo spopolamento. Uno degli obiettivi appunto è quello di valorizzare il capitale umano per fare in modo che le persone abbiano ancora interesse a vivere in questo splendido territorio. Vorrei iniziare appunto il mio intervento il titolo appunto della slide è una frase di Bauman che ho riportato che richiama appunto il cambiamento. Chiaramente per noi da un anno a questa parte si è creata una situazione di assoluta novità che ci ha portato comunque a rivedere le modalità attraverso le quali eravamo abituati a gestire la nostra quotidianità. Vincoli che ci impediscono magari di vedere anche le possibili. In questo caso si è trattato proprio di avere a che fare con l'inatteso. Scusate. Con l'inatteso, che ha provocato appunto una sorta di shock organizzativo per noi e quindi ha determinato una rimessa in discussione di tutte le nostre procedure. Procedure che, come sapete bene, nella scuola sono anche abbastanza tradizionali, ma soprattutto radicate e molto conservatrici da diverso tempo. Per cui anche il solo fatto di abbandonare il luogo fisico in cui l'attività veniva svolta ha determinato uno sconvolgimento totale della modalità con cui approcciarci. Abbiamo cercato, superato il disorientamento iniziale, che vi assicuro non è stato di poco conto, come suppongo per tutte le scuole, si è cercato di reimpostare l'attività sfruttando questa opportunità. Sicuramente si è cercato di elaborare un nuovo modo di fare scuola, un nuovo modo di fare scuola per cercare di riallacciare il rapporto con i nostri studenti che è stato appunto così dolorosamente interrotto. Non mi soffermo sui tanti aspetti negativi, a partire dalle difficoltà nell'utilizzo del digitale da parte degli adulti, nell'insufficienza degli strumenti tecnologici, nell'inadeguatezza della rete, nella difficoltà da parte di molte famiglie nell'affrontare questa situazione. Mi vorrei soffermare invece su che cosa la scuola ha sperimentato come efficace, che può poi essere capitalizzato anche per poter costruire una scuola migliore. Da questo punto di vista sappiamo bene che all'interno delle organizzazioni ci sono diversi aspetti. La scuola si connota già di per sé per essere fondamentalmente diversa dalle altre organizzazioni, è stata definita appunto a legame debole, proprio per il fatto che ci sono dei cambiamenti continui che impediscono di avere un controllo costante in tutti gli aspetti. I tre aspetti legati sicuramente alle persone, ai processi, alle tecnologie, sono gli aspetti su cui necessariamente ci si deve concentrare se si vuole veicolare un vero cambiamento. Le persone, sicuramente i colleghi, i lavoratori, ma sicuramente le famiglie, tutta la comunità scolastica con cui appunto si ha a che fare. Io vi dico la verità, il primo problema che ho dovuto affrontare è quello di far fronte alla paura. C'è stato appunto un disorientamento, un tormento emotivo che ha connotato questo periodo. Quindi, il primo problema da affrontare è stato quello di incoraggiare le persone a fidarsi di questo nuovo ambiente, che non era un ambiente fisico, ma un ambiente digitale in cui comunque dover fare scuola. Quindi la prima fase è stata quella dell'informazione e poi della formazione. Una formazione che non poteva però essere soltanto di tipo strumentale nell'utilizzo dello strumento, ma doveva essere funzionale, perché si trattava di realizzare una nuova didattica che non poteva essere la didattica che si faceva in classe. Mettere dei ragazzi davanti ad uno schermo non equivale a mettersi il docente ad insegnare in maniera trasmissiva, in maniera frontale. Necessariamente bisognava elaborare altre strade e soprattutto interrogarsi su quelli che erano gli approcci di tipo metodologico, spostando la centralità dall'insegnamento all'apprendimento, cercando di valorizzare quanto di positivo poteva esserci in queste piattaforme, come per esempio il fatto di responsabilizzare gli studenti, di renderli autonomi, di favorire anche la condivisione e il lavoro in gruppo. Sono state sviluppate sicuramente molte azioni di tutoraggio anche tra colleghi. Chiaramente chi aveva maggiori competenze di tipo tecnologico ha avuto una marcia in più. Poi ci sono chiaramente delle propensioni anche personali verso il cambiamento che magari consentono di ottenere dei risultati anche in tempi più celeri, però vi assicuro che i risultati si ottengono soltanto se si riesce a costruire la comunità, soltanto se c'è confronto e condivisione. Io devo ringraziare appunto sicuramente la presenza dell'animatore digitale, ma anche del team di supporto, del referente per l'inclusione, dell'assistente tecnico, di tutti i colleghi che avevano anche diverse competenze che si sono prestati comunque anche a supportare gli altri colleghi. Abbiamo creato
un momento di incontro e no, possiamo tornare alla precedente, perché devo finire. Quindi abbiamo creato appunto un momento di incontro settimanale per potersi confrontare su quelle che sono le difficoltà che venivano affrontate quotidianamente in modo da poter elaborare poi nuove modalità. E i processi sono appunto quelli legati al tipo di insegnamento, come vi dicevo, quindi alle metodologie, alle modalità di verifica che comunque necessariamente andavano riviste. Vorrei spendere due parole anche sullo smart working, perché non erano soltanto i docenti ad essere appunto a distanza, ma c'erano anche gli uffici e solitamente si è abituati appunto a porsi ad un obiettivo e anche a lavorare tutti insieme per poterlo raggiungere. In questo modo bisognava esplorare nuove modalità con cui potersi confrontare per poter riuscire ad arrivare ad un risultato. Le tecnologie sicuramente noi abbiamo implementato in tempi brevissimi, un po' come tutte le scuole, anche con il supporto del Ministero, queste piattaforme di condivisione della conoscenza che poi hanno anche degli strumenti di messaggistica, ma anche dei blog, dei forum che consentono comunque l'incontro e il confronto con gli studenti. Quello che è venuto meno, quello che è emerso e che è venuto a mancare è appunto la presenza fisica dei ragazzi. Sappiamo bene che l'apprendimento non è qualcosa che è avulso dalla dimensione emotiva, si impara insieme, per riportare alcune frasi di Delors, bisogna imparare a vivere, imparare ad essere, impararlo insieme però. Quindi la distanza sicuramente ha accentuato questo divario e ha creato grosse difficoltà, soprattutto nei casi dei ragazzi appunto che erano praticamente inesistenti, perché purtroppo si è accentuata la dispersione scolastica, perché chi non aveva strumenti anche familiari e sociali per poter affrontare questa situazione, ha avuto una marcia in meno, ecco, non è riuscito comunque a starci dietro. Che cosa abbiamo imparato da tutta questa situazione? Sicuramente, per quanto mi riguarda, la gestione appunto della paura e delle emozioni dei lavoratori. Appunto, la connessione della sfera emotiva è stata assolutamente necessaria per cercare comunque di tenersi in contatto nonostante la distanza. Il discorso dell'organizzazione, della riorganizzazione del lavoro anche a distanza ha avuto lo stesso altri aspetti che devono essere valutati attentamente, perché siamo abituati ad un controllo pedisseco di tutti quelli che sono i momenti dei diversi processi per quanto riguarda il controllo delle presenze, per quanto riguarda le attività che vengono svolte, e in questo caso chiaramente questo veniva meno. Però posso dirvi che adesso forse noi siamo stati relativamente fortunati, perché dal mese di settembre abbiamo interrotto la nostra attività in presenza il 12 di aprile. La scuola sarda, come saprete, insomma, è sprofondata nel covaleno dei colori di nuovo in zona rossa, e quindi dal 12 di aprile abbiamo le seconde e le terze della scuola secondaria e tutte le scuole secondarie di secondo grado in didattica a distanza al 100%. Vi assicuro che al di là del dolore per questa frattura, però la situazione è stata affrontata con una relativa tranquillità, perché si trattava di riprendere un discorso con degli strumenti che comunque già padroneggiavamo, di cui già eravamo assolutamente a conoscenza. Per cui adesso in questi giorni ho monitorato, ad esempio, la presenza dei nostri studenti, e vi posso dire che comunque tutti quanti hanno le loro credenziali, accedono regolarmente alla piattaforma. Magari c'è qualche ritardo, c'è qualcuno che entra con qualche minuto di ritardo, oppure qualcuno che si assenta per qualche giorno, però orientativamente abbiamo una frequenza che è pari al 99%. Quindi vuol dire che dal punto di vista organizzativo comunque qualcosa l'abbiamo imparata. Quindi siamo riusciti a capitalizzare qualcosa di positivo da quello che è stato. Spesso si sente dire dopo questa esperienza saremo sicuramente migliori. Io non lo so se saremo migliori. Sicuramente dobbiamo fare una scuola diversa, perché di questi strumenti ormai non riusciamo più a farne a meno. Questi strumenti ci hanno consentito di metterci in gioco e di mettere in gioco anche i ragazzi anche durante l'estate, perché questa piattaforma, ad esempio, è rimasta attiva durante l'estate per fare un corso di recupero di matematica, per cercare comunque di riattivare determinate relazioni anche tra i ragazzi. Ma non solo, i ragazzi lo utilizzano regolarmente anche per fare dei lavori di gruppo, quindi comunque hanno delle potenzialità. È vero che siamo dovuti intervenire anche sul regolamento d'istituto, perché ridisciplinare appunto un'etichetta che magari certi elementi sembravano scontati, invece, lavorando in piattaforma, quando per esempio il docente esce e rimangono i ragazzi, è come lasciare la classe, e quindi talvolta è successo di tutto. Quindi rimesso mano al regolamento d'istituto, ho cercato di responsabilizzare i ragazzi, ma soprattutto cercare di dotare i docenti degli strumenti giusti per poter comunque impedire che i ragazzi potessero farsi del male a vicenda, perché il cyberbullismo comunque era sempre dietro l'angolo. La resistenza allo stress sicuramente è stato uno degli elementi che ci ha in questo periodo rinforzato. L'aspetto più doloroso, a mio avviso, è proprio il discorso di dialogare con i bisogni della società. È la scuola che entrava nelle case. Purtroppo abbiamo assistito a
delle situazioni in cui i ragazzi non solo non disponevano del device, ma non disponevano neanche di uno spazio fisico in cui potersi isolare per seguire la lezione. Ci sono delle famiglie che vivono anche in 50 metri quadri, avendo tre o quattro figli, magari dispongono della connessione, che poi magari diventa lenta, però vi assicuro che è doloroso. Non vedere che la scuola è, cioè, do è doloroso vedere che la scuola non è in grado di offrire pari opportunità per tutti. Noi ci siamo attrezzati, abbiamo dato immediatamente i device a tutti gli studenti, abbiamo garantito appunto la possibilità di avere anche un supporto tecnico per chi avesse delle difficoltà. Però l'aspetto su cui ci siamo scontrati maggiormente è proprio l'analfabetismo digitale degli adulti, perché non era il discorso di dare uno strumento, è il discorso anche di padroneggiarlo. È il primo ostacolo, laddove c'era un genitore che magari aveva le competenze per poter supportare i piccoli, questo si riusciva a farlo. Laddove invece questo non era presente, il giorno dopo il ragazzo era di nuovo a scuola che chiedeva appunto un supporto. L'aspetto positivo assolutamente da rinforzare è sicuramente la costruzione della comunità scolastica. C'è stata un'educazione alla solidarietà. Io so che quando, cioè io penso appunto che quando uno vive una situazione di debolezza e anche di fragilità, quello che ci dà conforto è sicuramente essere incoraggiati ed essere supportati dagli altri, dai colleghi, ma anche dalle altre famiglie. I rappresentanti di classe in questo quadro hanno rivestito un ruolo preziosissimo, in quanto si sono fatti portavoce e si sono interfacciati tra la dirigenza, ma anche le classi, i genitori e le famiglie, anche perché diciamo che i social spesso determinano anche nel loro, cioè vengono utilizzati in maniera non propriamente corretta e quindi spesso determinano anche dei difetti nella comunicazione che creano degli equivoci che poi difficilmente vengono appunto sanati. Si è creata una corresponsabilità collettiva, soprattutto cercando di ridurre, di sconfiggere quel muro di indifferenza che magari spesso è un elemento assolutamente doloroso che si vive appunto nelle nostre comunità. Invece in questo caso si è proprio fatto quadrato anche davanti a chi aveva reali difficoltà, cercando di supportarli in tutti i modi. Brevemente io vorrei presentare, perché non so, Sara, magari mi mandate un messaggio se sto sforando un pochettino con i tempi. Brevemente vi presento appunto alcune esperienze che abbiamo cercato a cui abbiamo cercato di non rinunciare. Il Festival delle Scienze è un festival che ci accompagna appunto già da 2 anni, questo sarebbe il terzo anno. Abbiamo cercato di farlo con la versione digitale. Quest'anno il tema era dalla parte del pianeta, proprio per evidenziare la necessità di prendere in carico le numerose emergenze planetarie. C'è stata appunto la lettura, la discussione del libro Il sogno folle di Francesco, del fisico e Luca Fiorani, che ci ha consentito di discutere ampiamente anche con i ragazzi delle superiori di questo problema e di porre appunto dei quesiti in merito. E un altro progetto a cui noi non abbiamo voluto rinunciare è quello dell'educazione allo sviluppo sostenibile. Già da 4 anni il nostro istituto ha deliberato di utilizzare il 15% del curriculum locale per l'educazione allo sviluppo sostenibile, che sappiamo bene essere il cemento dello sviluppo umano sostenibile, quindi è la base per l'inclusione sociale, ma anche per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente. E questo chiaramente ci ha portato anche a svolgere delle attività nel territorio e abbiamo continuato a farle nonostante la pandemia, però ripeto, io penso una cosa, non siamo più bravi degli altri, siamo sicuramente stati più fortunati perché finora abbiamo attivato diversi laboratori a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, che abbiamo dovuto chiudere in questa fase proprio perché è vietato anche lo spostamento all'interno del comune. Altrimenti i ragazzi comunque hanno potuto esplorare e visitare il nostro territorio grazie alle operatrici del CEAS che sono state per noi delle risorse assolutamente preziose nella conoscenza e nella sensibilizzazione rispetto ai problemi. Abbiamo messo in atto appunto delle attività di service learning finalizzate proprio a rendere consapevoli i ragazzi di quanto fosse importante rispettare, conoscere l'ambiente, ma soprattutto fare in modo che questo potesse costituire davvero una ricchezza e un capitale per loro anche nell'ipotesi appunto di una costruzione del loro futuro. Io credo molto nell'educazione, credo che se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo partire da lì. I ragazzi sono la nostra forza, sono il nostro capitale più grande. Quindi se crediamo ancora, se abbiamo ancora una speranza per il futuro e vogliamo migliorare questo mondo, dobbiamo sicuramente cambiare la mentalità. E l'unico modo è quello di cambiare lo stile di insegnamento, veicolando anche delle metodologie che possano rendere i nostri ragazzi davvero protagonisti e li possano far sentire parte di questa comunità. Poi non so, vi ho preparato anche un piccolo video, però visto che c'è qualche problema tecnico, giusto per farvi vedere qualche immagine dei nostri ragazzi che si sono resi protagonisti appunto di tutte queste attività. Penso che a volte le immagini parlino più di 1.000 parole, però
Adesso non so, consiglio, Sara, Antonella, se... se puoi, di inserire nella chat i link a questi Ah, video, in perfetto, modo certo. da che i nostri partecipanti possano andarli a vedere magari anche durante la discussione successiva. Passerei invece alle domande che Carolina ha per te. Certo, grazie. Allora, intanto mi presento e chiedo scusa se non si riesce più a vedermi, ma non so cosa sia successo. Comunque, io sono Carolina, ho 18 anni e vengo appunto sono la portavoce della consulta giovani della riserva di biosfera Mab UNESCO delle Alpi Giulie Italiane. E porto principalmente la mia esperienza da studentessa. Volevo chiedere che praticamente spesso si tende a sottovalutare l'esperienza personale degli insegnanti e dei dirigenti in questo periodo di pandemia, concentrandosi principalmente su quelli che sono gli studenti, la loro esperienza. Appunto, volevo chiedere, collegandomi al fatto che questa comunque sia stata un'esperienza abbastanza dolorosa da vivere, volevo chiedere principalmente a livello emotivo come si è trovata e se si è trovata in difficoltà nel prendere determinate decisioni, appunto. Sì, intanto ringrazio Carolina per la domanda che è sicuramente centrata e attinente, perché credo che questo sia sicuramente, è stato sicuramente l'aspetto più difficile da gestire. Dico la verità, ho avuto un attimo di disorientamento anche perché l'anno scorso non avevo in carico soltanto il mio istituto, ma ne avevo anche un altro, quindi si trattava fondamentalmente di circa 1200 studenti e più di 4000 genitori, quindi una comunità, insomma, abbastanza, grande, ecco. Dal punto di vista emotivo, come ho detto prima, sicuramente c'è stato l'impatto più devastante. Io credo che bisogna prima di tutto costruire un feeling, poi bisogna costruire learning. Quindi, prima di tutto, bisogna cercare di interagire con le persone. A questo proposito, vi ho proiettato una slide in cui c'era la mindfulness, eravamo noi appunto che abbiamo sfruttato le ricchezze di una docente che ha comunque delle competenze particolari, quindi e ci ha organizzato appunto dei corsi di mindfulness per il rilassamento, per la gestione delle emozioni. Sicuramente è stato molto importante anche il supporto dello psicologo scolastico che ci ha aiutato a fronteggiare molte situazioni, sicuramente di disagio anche da parte delle famiglie, da parte dei docenti, ma vi assicuro anche da parte di molti studenti che comunque hanno manifestato dei sintomi anche fisici legati appunto alla paura, ma legati anche a questo doloroso distacco dal resto della comunità. Chiaramente uno degli strumenti con cui riuscire ad affrontarli è quello dell'ascolto e anche del dialogo. Io credo molto nel dialogo, ritengo che comunque una comunità cresce se si confronta e se utilizza appunto questo strumento come strumento di crescita. Il dialogo chiaramente utilizzando in quel caso gli strumenti digitali, visto che non era possibile diversamente. Abbiamo cercato di farci forza tutti quanti insieme, Carolina, per cercare di affrontare questo momento di difficoltà che dal punto di vista obiettivo io credo ci segni ancora adesso. Ripeto, noi siamo stati fortunati, io vedo un figlio appunto adolescente e mi rendo conto del disagio che loro stanno vivendo e di quanto gli è stato tolto, di quanto loro stiano perdendo in quest'anno di pandemia. E sicuramente il danno maggiore appunto è a carico dei ragazzi più giovani, ecco. No, sono completamente d'accordo sul discorso che bisogna comunicare assolutamente, perché in qualche caso si vede una maggiore, cioè non tutti sono abbastanza forti e spesso si vede una chiusura personale in molti studenti. E in questo modo anche siamo a conoscenza dell'impatto e per certi versi anche della comodità che la DAD ha avuto sulle modalità di fare lezione sulle nostre vite, perché comunque è diventato più semplice, tra virgolette, e anche sui progetti scolastici che spesso vengono organizzati appunto per migliorare le capacità di lavoro dei gruppi degli studenti. Infatti, collegandomi anche all'attività che avete fatto, come immagina il ritorno alla scuola in presenza in un contesto di una futura normalità? Perché comunque in teoria siamo ancora in una condizione precaria. E niente, questa è la domanda. Quindi in che modo potremo anche sfruttare in positivo quello che c'è stato, che abbiamo acquisito in questo Sì, periodo, in questa direzione? ma Allora, io ritengo anche, che... ah, scusi, no, solo anche proprio a livello di rapporti umani, cioè proprio i lavori di gruppo che nascono come idea di contatto, confronto sul momento e nello stesso luogo, ci sarà un ritorno a questo metodo proprio di lavoro? Certo, assolutamente, sì. Allora, intanto io parto dall'assunto che capire è cambiare. Se non cambio vuol dire che non capisco.
Quindi bisogna un attimino anche cercare di affrontare con serenità il cambiamento. A volte spaventa anche il fatto di intraprendere delle strade nuove e dei percorsi nuovi, però sono delle ricchezze che comunque ci consentono di affrontare in maniera diversa anche ciò che prima magari vedevamo e affrontavamo in maniera tradizionale. Gli strumenti che noi abbiamo, intanto noi questo esperimento l'abbiamo praticamente già fatto, Carolina, perché dal mese di settembre fino al 12 di aprile noi siamo stati in presenza, non abbiamo mai chiuso. Quindi la nostra attività appunto è proseguita in presenza e abbiamo sperimentato assolutamente l'utilizzo di questi strumenti. Intanto faccio un esempio, i ragazzi comunque i lavori di gruppo, non potendosi incontrare di pomeriggio, li fanno all'interno della piattaforma Teams, quindi comunque continuano a sfruttare questa ricchezza. Faccio un esempio anche sull'utilizzo dal punto di vista scolastico, le prove di verifica, anche quelle intermedie, utilizziamo spesso Forms oppure anche altri strumenti che comunque sono presenti. Le attività asincrone, perché chiaramente ci sono delle attività sincrone, ma ci sono anche delle attività asincrone che vengono realizzate dai docenti che richiedono anche tempi molto lunghi e un impegno notevole, sono stati una ricchezza, perché comunque le attività di grammatica oppure la presentazione di un nuovo argomento di matematica viene comunque riutilizzato anche quest'anno. Sono attività che sono state realizzate l'anno scorso dai docenti e che possono essere messe a disposizione per gli studenti nel materiale didattico e lo studente ha anche la possibilità di risentire la spiegazione del docente. Questo a mio avviso è una ricchezza, perché consente comunque di rivedere determinati passaggi e gli dà la possibilità comunque di soffermarsi su ciò che non ha capito. Per cui io credo che sicuramente la didattica a distanza è una didattica di emergenza. Se non ci fosse stata quella, avremmo spezzato completamente il rapporto con i nostri studenti. Per fortuna che c'è stata. Chiaramente la scuola si deve svolgere in presenza perché si cresce insieme agli altri. Abbiamo bisogno degli altri se vogliamo cambiare e se vogliamo crescere. Non si può lavorare da soli, altrimenti avremmo sostituito già da anni, non avremmo assunto migliaia di docenti, avremmo sostituito un insegnamento sterile con una persona che parla davanti ad uno schermo e si sarebbe risolto così. Ma non è così che funziona. Sappiamo bene che abbiamo bisogno dell'incoraggiamento, abbiamo bisogno del legame emotivo con il docente che ci permette anche di superare quelle difficoltà e di affrontarle in maniera serena. Ecco. Non so se sono stata chiara, se ho centrato la Sì, risposta. no, chiarissimo, chiarissimo. E un'ultima cosa veloce. I progetti che avete fatto con appunto la riserva di biosfera o comunque i geoparchi che avete nella vostra zona. Prima parlavamo ad esempio della creazione del logo della riserva, cosa che vorremmo fare anche noi in Friuli Venezia Giulia, appunto chiedere alle scuole del territorio una collaborazione appunto, sempre però come nel vostro progetto per aumentare questo senso di appartenenza. E appunto volevo chiedere se c'erano anche altri progetti o cose in corso. Allora, l'altro progetto in corso è questo della realizzazione di un curriculum verticale sull'educazione e lo sviluppo sostenibile. Chiaramente è un progetto ambizioso, anche perché già è difficile riuscire a trovare collaborazione all'interno della propria scuola. Si tratterebbe in questo caso di unire 17 comuni che tra l'altro operano addirittura in province che la riserva Tepilora Riposada Montalvo abbraccia due province, una parte nella provincia di Sassari e una parte nella provincia di Nuoro. Quindi diciamo che questo comporta una complessità maggiore. Ci vorremmo provare perché il curriculum sapete bene che consente comunque di intanto dare verticalità al percorso dello studente, evitando anche che ci siano dei gap, quindi concentrandosi anche su quelli che sono i momenti di passaggio. Noi ci siamo concentrati anche sui 17 Global Goal, quindi abbiamo festeggiato il Festival dello Sviluppo Sostenibile partecipando appunto alle iniziative e l'obiettivo è stato appunto quello di fare in modo a 17 comuni, 17 Global Goal, ognuno si occupa di uno e si cerca comunque di favorire un incontro, un confronto con tutte queste realtà. L'anno scorso questo non è andato a buon fine, è stato sospeso, è stato riattivato poi nel mese di ottobre, però noi non abbiamo potuto partecipare proprio perché in quel periodo eravamo già in piena pandemia. Però di ipotesi ce ne potrebbero essere tante. Ripeto, il discorso sicuramente di rivedere le strategie di insegnamento e allineare gli obiettivi con gli ambienti di apprendimento, lavorando sul curriculum d'istituto, è sicuramente un elemento che consentirebbe di cambiare il modo di fare scuola, ma a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi cercare comunque di dare coerenza e unitarietà anche alle metodologie, che sono sicuramente l'aspetto più difficile su cui intervenire e su cui poter lavorare. Chiaramente anche con interventi di tipo formativo nei confronti dei docenti, perché si ha bisogno anche di questo, ecco.
No, no, infatti penso che la collaborazione con le scuole sia fondamentale e, ad esempio, io ho iniziato la mia esperienza con la riserva appunto dalle medie, quindi sono completamente d'accordo. E niente, allora la ringrazio per il suo No, grazie a te, intervento. Carolina. Grazie anche da parte nostra, davvero delle esperienze che avete condiviso e anche della disponibilità magari a fermarvi fino alla fine. Ricordo che ai partecipanti che se ci sono quesiti, richieste, approfondimenti o anche la volontà di portare un'esperienza possono segnalarcelo in chat e noi lo riporteremo alla fine di questo intervento. E nel frattempo però volevamo appunto fare un'altra richiesta, un altro piccolo sondaggio all'interno dei partecipanti che sono connessi con noi in questo webinar. Dopo la pandemia, attività come interviste con gli autori, discussioni in classe, discussioni sempre con gli autori assieme agli studenti, potranno diventare delle iniziative più frequenti? Diteci la vostra opinione. Ecco, queste sono le voci che potrete selezionare. Ci diamo un minuto per raccogliere le risposte e poi vi diamo un veloce feedback del sondaggio. Nel frattempo vi presento la nostra terza relatrice, Patrizia Balzarini, insegnante dell'Istituto Superiore Lorenzo Cobianchi di Verbania, parte del Geoparco di Seggia Valgrande. Ci racconterà l'esperienza maturata all'interno dell'Istituto Superiore di cui fa parte, anche in collaborazione con il Geoparco e all'interno dei progetti Erasmus+. A dialogare con lei Tommaso Beltrami, proveniente dalla riserva di biosfera delle Alpi Ledrense Judicaria e attivo in molti progetti di riscoperta del territorio e di promozione dello stesso. Forse abbiamo pronti i risultati del sondaggio. Assolutamente sì, Anna. Allora, il 62% di voi crede che sia un'opportunità di conoscenza fondamentale. L'altro 30% è convinto che sia un'opportunità, ma siamo un mix di strumenti, ovvero in presenza ed in remoto. Passiamo la parola ai nostri relatori adesso. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'opportunità di poter parlare a questo seminario. Si vede lo schermo? Sì. Domanda. Si vede, perfetto, non lo vedo io, ma fa niente. Non riesco, scusate, ho forse lo stesso problema di prima, non riesco a capire come poterlo. Ok, ora lo vedo, perfetto. Benissimo, allora, ecco l'esperienza di cui vi voglio parlare oggi è appunto come noi all'interno dell'Istituto Cobianchi di Verbania abbiamo rimodulato un progetto Erasmus che si basa appunto sulla mobilità degli studenti. Quindi in questo momento di pandemia abbiamo dovuto un pochettino cambiare l'impostazione di questo progetto. Noi ci troviamo nell'estremo nord del Piemonte all'interno del Geoparco Sesia Valgrande. Il Geoparco Sesia Valgrande è un geoparco che comprende circa 150.000 abitanti, ha un'estensione di 254.000 ettari, diciamo, si estende su 5 province e dal punto di vista territoriale ha un'altitudine, diciamo, che va dai 179 metri sul livello del mare del Lago Maggiore fino ai 4.554 metri del Monte Rosa. Nella sua gestione concorrono il Parco Nazionale della Val Grande, il Parco Regionale dell'Alta Val Sesia, l'Associazione del Supervulcano e 95 amministrazioni comunali. Le caratteristiche, di questo principali, diciamo, di questo geoparco all'interno della sua geodiversità sono appunto l'evidenza di una sezione della crosta profonda con il supervulcano del Sesia, il fatto di avere al suo interno le maggiori unità geologiche alpine, una varietà di rocce pregiate e una diversità di ambienti che vanno appunto dal lago alle colline, alle montagne, ai ghiacciai, ai fiumi, quindi un patrimonio, diciamo, di geodiversità e di biodiversità che fin dal 2013, quando ha ricevuto la nomina di geoparco, ha diciamo, portato questo geoparco a
prevedere dei progetti sulla geodiversità. In particolare, il primissimo progetto è stato un progetto sulla geodiversità con un altro geoparco europeo, il Rocoa, che si trova in Finlandia, a cui hanno partecipato il liceo di Vaala in Finlandia, la mia scuola, quindi la nostra scuola, l'Istituto Cobianchi, e l'Università di Torino con il Dipartimento di Scienze della Terra. È stato un momento preliminare di conoscenza a cui è seguito un primo progetto Erasmus dal titolo Geoclimom, e quindi che aveva come focus lo studio dei cambiamenti, degli indicatori di cambiamento climatico nei due territori, e che prevedeva appunto degli scambi annuali tra gli studenti di una settimana tra gli studenti dei due territori. Dopo, diciamo questo, dopo questo primo progetto, che ha avuto una durata triennale dal 2015 al 2018, è stato proposto questo secondo e finanziato questo secondo progetto GeoClimon Pro, che ha visto una new entry nel Geoparco Chablais, che si trova in Francia, insieme al liceo di Thonon-les-Bains. Anche questo progetto è stato previsto con la durata di 3 anni, dal 2018 al 2021. Due caratteristiche veloci di questo progetto, che sono analoghe a quello precedente, se non per una diciamo proseguimento, per un approfondimento dei temi. Infatti, i temi che noi svolgiamo, che sviluppiamo all'interno di questo progetto, sono la consapevolezza del cambiamento climatico, come le professioni che diciamo si svolgono, alcune professioni all'interno del geoparco hanno dovuto modificare il proprio modo di essere di conseguenza a questi cambiamenti climatici, e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Un aspetto sicuramente di grande valenza è l'aspetto organizzativo e metodologico, in quanto i ragazzi lavorano in gruppi misti di due nazionalità, poi vediamo come ci organizziamo gli scambi, e fanno delle attività pratiche di esperienza e di ricerca sul campo, utilizzando il metodo della ricerca scientifica ed utilizzando nuove tecnologie anche per il rilevamento dei dati sul campo. L'organizzazione prevede quindi due scambi annuali. All'interno quindi essendo tre partner, abbiamo optato per tenere ogni anno un partner in remoto, mentre gli altri due ovviamente hanno questi scambi settimanali. Le settimane sono organizzate in modo abbastanza rigido: domenica e sabato dedicate al viaggio, dal lunedì al venerdì ci sono i momenti di lavoro sul campo e gli incontri con esperti, le lezioni all'università, e il venerdì vengono presentati i risultati delle attività della settimana, rielaborati appunto questi risultati, rielaborati dai ragazzi. Diciamo che si cerca di dare ai ragazzi autonomia nella gestione del lavoro, pur dando un valido supporto scientifico, preparando delle field guide che vengono preparate dai docenti universitari e dagli operatori del geoparco in particolare. Quindi abbiamo proprio una organizzazione molto rigida ma collaudata, e alla fine dei 3 anni viene realizzato, come è stato realizzato nel 2018, è previsto un momento finale, un workshop finale, nello scorso progetto in Italia, quest'anno in Finlandia. Nel 2019 arriva la pandemia, e noi avevamo in programma lo scambio con la Francia. Anzi, in realtà il mio istituto era andato, i nostri studenti erano andati in Francia nel mese di novembre 2019, e avrebbero dovuto venire gli studenti francesi da noi nella primavera. Ovviamente il tutto, per i motivi che tutti conosciamo, è saltato, e ci siamo ritrovati nel mese di settembre ad un meeting tra i partner, in cui abbiamo deciso di non lasciarci, diciamo, abbattere da questa situazione che ci obbligava all'impossibilità di movimento. E quindi abbiamo, visto che lo scambio era tra Italia e Finlandia, anzi noi avremmo dovuto andare in febbraio
in Finlandia abbiamo deciso di lavorare a distanza. Lavorare a distanza in che modo? Quindi abbiamo rimodulato in questo modo il progetto, abbiamo scelto due temi comuni che sono stati i dati climatici, dove all'interno del quale a Verbania abbiamo lavorato sull'analisi delle temperature, in quanto nel nostro istituto, che è un istituto storico, avevamo conservato i dati di una stazione meteorologica e quindi abbiamo analizzato i dati dal 1897 al 1920 del nostro comune, e poi abbiamo richiesto al CNR i dati dal 1997 al 2020 e partendo, diciamo, dall'ipotesi appunto di fare questo confronto per vedere se davvero ci fosse un innalzamento di 3,4 gradi centigradi, come abbiamo ritrovato sul sito, sulla mappa europea di Copernico. I finlandesi, ragazzi, hanno lavorato alla costruzione di un satellite climatico. L'altro focus di questo scambio è stato l'obiettivo 8 dell'agenda 2030, dove per parte italiana abbiamo analizzato le nuove prospettive per un turismo alpino, intervistando tre operatori della montagna, la dottoressa Ilaria Selvaggio, guida naturalistica e operatrice nel geoparco, il maestro di sci della Valle d'Aosta Federico Tognetto e la glaciologa, la dottoressa Cristina Viani. E i finlandesi hanno lavorato allo sviluppo sostenibile e al turismo all'interno del loro territorio. Diciamo che in sintesi il lunedì ci siamo ritrovati tutti in videocollegamento, gli studenti si sono presentati, hanno avuto modo quantomeno di vedersi in video, e tutti quanti, compresi il professor Giardino dell'Università di Torino e tutti quanti partner, anche finlandesi, abbiamo assistito alla videoconferenza sul turismo sostenibile della dottoressa Uti Kulusi dell'Università di Ulbo. Il martedì ci sono stati appunto, c'è stata l'intervista e poi i lavori di gruppo, il mercoledì c'è stato un momento di confronto degli studenti in cui hanno presentato i loro lavori e i loro risultati, sempre ovviamente in videocollegamento. Gli aspetti di criticità e gli aspetti di positività di rimodulare un progetto Erasmus in questo modo? Beh, la criticità emerge già dal confronto di queste fotografie, cioè quando noi vediamo le attività sul campo svolte in un certo modo e le attività, la freddezza, diciamo, di una relazione a distanza, queste immagini parlano da sé. Però ci sono stati anche degli aspetti positivi. L'aspetto positivo innanzitutto è stato il fatto che i ragazzi subito, una volta che hanno visto i compagni dell'altra nazione, si sono attivati per contattarli sui canali social, e questo ha permesso di uscire in parte da una situazione di chiusura anche psicologica, in cui è chiaro, come è stato detto anche precedentemente, i ragazzi si vengono, e tutti quanti ci veniamo a trovare in questa situazione. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato quello che, realizzando queste attività, i ragazzi hanno in qualche modo risvegliato una motivazione al lavoro scientifico, alla ricerca all'interno, diciamo, di un'attività scolastica che in qualche modo si era sopita. E poi l'ultimo aspetto sicuramente positivo è stato il fatto di avere tutti quanti una speranza. Infatti noi abbiamo progettato di realizzare, di continuare il progetto e di concluderlo con un viaggio dei finlandesi in Italia nel 2021 e con un incontro conclusivo, di realizzare l'incontro conclusivo nel dicembre 2021 con tutti i partner in Finlandia, sperando di poter scattare ancora delle immagini come quelle che vedete sullo schermo, quindi foto di gruppo con persone contenti del loro essere e del loro operare. Ecco, grazie. Eccoci. Eccoci, ringrazio davvero molto la professoressa Balzarini, perché sono questi progetti qui sono dei
sono, oltre ad essere delle cose molto interessanti, ma sono dei grandi messaggi di speranza, appunto. Sperare che insomma, pensare che a dicembre ci si possa ritrovare fisicamente è una cosa che dà sicuramente speranza e è una buona visione. Allora, un progetto come questo è estremamente interessante, lo è credo per, diciamo, tutti i presenti, lo è per me personalmente, per la riserva che rappresento, la riserva di biosfera Alpine Drenche Julicaria nel Trentino, soprattutto perché diciamo, ci troviamo a lavorare in ambienti simili. Anche noi abbiamo il lago sotto, il lago di Garda, abbiamo le Dolomiti di Brenta, abbiamo le Alpi del Drenchi, eccetera. E ci troviamo anche noi a lavorare su questi temi qui del cambiamento climatico. E la cosa che avete messo dell'adeguamento delle professioni della montagna è di estrema, lo vediamo proprio in questi periodi qua, importanza, perché quest'anno è il Covid, ma in futuro tutte le professioni legate all'inverno, eccetera, ma anche all'agricoltura, ma anche a tutta un'altra serie di settori dovranno adattarsi. Io volevo fare tre domande rispetto al, se possibile, insomma, rispetto al progetto, un po' per trarre degli spunti. Allora, una riguarda la consapevolezza degli studenti e la loro, diciamo, la possibilità che questi progetti qui cambino in qualche maniera il modo di vedere degli studenti e li incitino a comportarsi in maniera diversa, mettiamola così. Io immagino che il vostro indirizzo, come abbiamo sentito, che è un indirizzo di biologia, di chimica, di scienza, magari i ragazzi siano già motivati e conoscono già l'argomento, però un po' lei come la vede questo settore qua? Ci sa dire magari qualcosa che ha sperimentato anche per accrescere questa motivazione negli studenti? Beh, come lei giustamente dice, chi sceglie di fare un indirizzo come il nostro è già comunque orientato, quantomeno ha già un certo interesse nei confronti dell'ambiente. Sicuramente delle attività di questo tipo, io penso più che cambiare radicalmente il comportamento che già è indirizzato, servono a rafforzare e a quantomeno ad indirizzare determinati comportamenti, perché non si finisce mai di imparare anche in questo senso, no? E una cosa che sicuramente è molto importante per dare motivazione ai ragazzi è quella di farli lavorare con delle attività anche molto semplici, tipo quella che noi abbiamo fatto adesso, le dicevo sulle temperature, ma anche come attività in una delle immagini che ho scorso abbastanza velocemente. C'era un'attività per esempio sulla dendrocronologia, abbiamo carotato gli abeti della Finlandia, abbiamo esaminato non tanto il numero, non ci interessava sì l'età, ma non era tanto una questione di età, era quanto uno spessore di tipo e di dimensione degli anelli, e quindi poi utilizzando, diciamo, queste informazioni i ragazzi sono stati portati appunto a riflettere sull'andamento stagionale dei singoli anni, e in qualche modo poi è stato fatto confrontare, diciamo, questo dato con il grafico proprio delle temperature relative al periodo in oggetto, ed è stato possibile fare dei confronti. Cioè, non sono delle attività estremamente complesse, però i ragazzi ci mettono la testa, ci mettono le mani, come si suol dire, ci mettono le mani in pasta. E questo sicuramente è uno dei metodi che dà più risultati nel dare proprio la motivazione allo studio e alla conoscenza di questi ragazzi. Perfetto, molto, molto, molto interessante. Poi immagino che facendo poi loro anche lavoro sul campo, insomma, persone di Verbania che fanno lavoro sul proprio territorio, ci sia anche Il senso di motivazione. Prego. appartenenza. No, dicevo, il senso di appartenenza è sicuramente molto importante in questi lavori, sì. Ecco, benissimo. E l'altra domanda che volevo fare è sempre rispetto al metodo con cui si fanno queste azioni educative rispetto agli studenti. Così, un pensiero, esistono due poli probabilmente su come fare queste attività qua. Fare pochi eventi puntuali, ma di grosso impatto,
come può essere per esempio un progetto Erasmus con una gita in Finlandia, come nel vostro, insomma, un viaggio in Finlandia, come nel vostro caso, degli eventi che insomma, impattano fortemente sulle persone, mentre l'altro polo è integrare queste tematiche dell'educazione ambientale, alla sostenibilità, al paesaggio, insomma, tutto quello su cui giriamo, all'interno delle materie educative. Ecco, questi sono un po' i due poli e probabilmente la soluzione starà nel mezzo, non lo so. Ecco, volevo un po' capire la sua visione, ecco, come possono lavorare insieme questi due poli. Beh, diciamo che come già lei ha detto, la soluzione sta nel mezzo, ossia svolgere, realizzare dei progetti di questo tipo non è che siano occasioni e che capitino tutti i giorni. Diciamo che sicuramente questi sono molto importanti e aiutano. Quello che più aiuta in ogni caso è proprio la quotidianità. Diciamo che l'educazione ambientale con le tematiche proprio ambientali dal punto di vista scientifico sono prerogativa di alcune discipline, mentre il discorso l'educazione alla sostenibilità è un obiettivo trasversale. Quindi il discorso secondo me è proprio questo, che tutte le discipline possono concorrere all'educazione e alla sostenibilità per formare appunto i cittadini. In particolare, come già ho sentito citare l'introduzione dell'educazione civica, diciamo che nel percorso scolastico con l'introduzione dell'educazione civica delle 33 ore annuali che permettono quindi di sviluppare temi a cui, che possono essere sviluppati da tutti i docenti, porsi all'interno di queste ore degli approfondimenti sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile può dare spazio a tutti i docenti del consiglio di classe di sviluppare appunto questi obiettivi dello sviluppo sostenibile, di parlare di sostenibilità. Ecco, in questo caso sicuramente viene incontro. Questo. Quindi ci vogliono entrambe le cose. Teniamo presente che la scuola prima di tutto è quotidianità e poi questi sono dei progetti di arricchimento, ma non dobbiamo mai perdere di vista la quotidianità. Ottimo, anche questo è un bel messaggio, soprattutto legato a questa opportunità qua dell'educazione civica. L'ultimo elemento su cui volevamo un po' capire è essere in un geoparco, essere in una riserva di biosfera, eccetera. Secondo lei crea una sorta di ecosistema positivo per quanto riguarda l'educazione? Nel suo caso, nel geoparco Sesia Val Grande. E avete altri partner con cui potete trattare questi argomenti? C'è una rete? E insomma, che funzione può avere? Beh, diciamo che nella nostra zona noi, oltre ad essere all'interno del Sesia Val Grande Geopark, facciamo parte proprio, oltretutto il comune di Verbania, ma anche una buona parte del geoparco, fa parte della riserva MAB Ticino Val Grande Verbano. Quindi abbiamo questa duplice valenza naturale. Diciamo che anche all'interno della riserva MAB abbiamo delle aree protette all'interno delle quali vengono proposte molte attività di educazione ambientale. Addirittura le dirò che proprio all'interno della realizzazione dell'Erasmus noi abbiamo collaborato con l'ente di gestione della riserva regionale del Ticino e abbiamo lavorato all'interno della riserva perché il territorio è quello e abbiamo svolto delle attività con il supporto anche di alcuni guardiaparco, dei responsabili di un centro di inanellamento degli uccelli. Quindi, diciamo, questa relazione poi abbiamo altre riserve naturali regionali con cui collaboriamo sempre proprio anche all'interno di questa attività. E in più diciamo che il Geoparco ha una rete, diciamo, di un gruppo, un team di guide del Geoparco, in particolare alcune di queste, in particolare io ho già citato la dottoressa Ilaria Selvaggio, sono un valido supporto alla realizzazione del nostro progetto. Quindi sì, c'è una buona collaborazione all'interno. Ottimo. Benissimo, la ringrazio perché insomma è stato molto molto interessante sentire questo progetto. Anch'io ringrazio lei, arrivederci.
Grazie a entrambi, sia dell'esperienza che del dialogo che ne è conseguito, che poi troverà nuovi elementi anche nei contributi dei partecipanti che ci stanno arrivando in chat. Prima però un ultimo sondaggio. La pandemia ha contribuito ad una maggiore o minore disponibilità della scuola nella progettazione nazionale ed internazionale? Rispondiamo se maggiore disponibilità, minore disponibilità, non saprei. Ecco, anche Yeah. qui ci diamo un minuto, un paio di minuti per raccogliere i vostri punti di vista e ci farebbe piacere sapere anche nella vostra esperienza cosa avete maturato. E nel frattempo volevamo condividere con voi uno spunto che arriva da Scuole Outdoor in Rete. Anche loro si sono trovati a dover interrompere tutte le attività, sia presso l'Arcipelago Toscano, sia in Comelico, sia per il recupero dei sentieri distrutti da Varia, che sul Monte Palò, e con la pandemia hanno deciso di continuare in emergenza con attività relative alla conoscenza e allo sviluppo del territorio locale, organizzando corsi di formazione online su Google Earth e mettendo in campo attività miste, uscite sul territorio, attività virtuale anche con la realizzazione dei tour. Il prodotto finale di questo lavoro è la realizzazione di piccoli documentari che descrivano le particolarità e peculiarità dei nostri territori in modo da promuoverli anche dal punto di vista turistico relativamente a un percorso di turismo lento e sostenibile. Le esperienze che sono nate in questo periodo sono molte, moltissime. Le tre che abbiamo chiesto venissero raccontate dall'esperienza proprio dei protagonisti sono alcune, non è assolutamente esaustivo dell'universo di esperienze interessanti che sono state sviluppate in questo periodo. Colgo l'occasione per dirvi che un'elencazione più completa di tutte le esperienze raccolte sarà condivisa alla fine di questi tre incontri, per cui anche questa contribuirà a far parte della mappatura delle esperienze interessanti che possono aiutare a ulteriormente aumentare questo scambio di buone pratiche. Nel frattempo il Leggiamo sondaggio ha risposto. i sondaggi, leggiamo le vostre risposte. C'è un ex aequo, diciamo che il 33% condivide che sia maggiore disponibilità, il 38% di voi non lo sa, mentre l'altro 30% si giostra su una minore disponibilità. Quindi non siamo tutti d'accordo. Probabilmente dipende molto dalla realtà locale, proprio dalle varie attività attive in questo periodo e anche di come si sono dovute dividere le energie proprio in questo periodo. Grazie anche di queste risposte, anche questo aiuta ad avere un'idea un po' più precisa del mondo della scuola in questo periodo. E volevamo anche portarvi un contributo che arriva da una delle riserve della biosfera che sono state coinvolte in questa indagine, in cui all'interno delle scuole sono stati pensati degli info point sul sito UNESCO. Volevo rivolgere lo spunto in particolare ad Antonella Pireda, che oltre che dirigente scolastico è anche parte del comitato di gestione, ma lo apro anche poi a chi volesse intervenire per aggiungere un punto di vista. Questa esperienza arriva dal Montepeglia, in cui ci è stato raccontato appunto anche questo via chat, che proprio partendo dal fatto che le scuole spesso sono dei formidabili centri di aggregazione, proprio perché hanno disponibilità di spazi, strutture, know-how, ma anche perché all'interno dei nuclei familiari degli alunni si può raggiungere l'intero ventaglio dei settori culturali, produttivi e commerciali delle comunità. E hanno avviato una collaborazione proprio per portare degli info point della riserva della biosfera nelle scuole. Non so se è un'attività che anche da voi avete preso in considerazione, Antonella. Allora, info point delle riserve di biosfera all'interno delle scuole che sono state realizzate. Dove, Mia, mi ricorda? In questa esperienza che ci viene raccontata via chat si parla del Montepeglia. Allora, noi non abbiamo avuto questa esperienza, mi pare che sia assolutamente pregevole e meritevole anche di essere traslata nel nostro territorio. Noi abbiamo avuto un'altra esperienza con i nostri ragazzi a seguito appunto di un intervento di
sempre di conoscenza del territorio, hanno realizzato una cartina del territorio rilevando quelli che erano i luoghi di maggior pregio che meritavano di essere visitati e poi è stata fatta propria praticamente dall'Ufficio del Turismo che ne ha stampato diverse copie e le ha distribuite nel territorio, in biblioteca e anche nell'Ufficio del Turismo, proprio perché era stato rilevato l'assenza di un documento di quel tipo che potesse guidare i turisti all'arrivo nel territorio. Quindi diciamo che i ragazzi si sono resi protagonisti in questo senso, hanno realizzato la carta del territorio e poi con tutti i punti di pregio e dando le indicazioni su come raggiungerli, con una breve descrizione di che cosa avrebbero trovato sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista storico. Mi pare che l'obiettivo appunto debba essere quello di mettersi a servizio della comunità e soprattutto di dare un proprio contributo in positivo a quello di cui la comunità ha bisogno, partendo anche da quelli che sono i bisogni del territorio. Quindi assolutamente mi pare che sia assolutamente pregevole questa iniziativa. Iniziative di collaborazione tra i soggetti gestori delle riserve di biosfera e dei geoparchi e le organizzazioni attive sul territorio, che siano le scuole, che siano spesso fanno nascere importanti progettualità. Questa della diffusione a livello informativo, comunicativo, divulgativo dei valori delle riserve della biosfera verso la propria comunità è sicuramente un fronte. Altri hanno scelto di attestarsi sui punti di arrivo dei turisti, quindi collaborando con gli aeroporti piuttosto che con altri tipi di trasporto per comunicare verso i turisti questa parte. Quindi sicuramente sono iniziative valevoli e anche qui magari si può prendere spunto. Un'altra questione ci arriva sempre via chat e l'allargherei a Federica Piazza o Patrizia Balzarini, proprio che facendo da tramite, diciamo, all'interno della scuola, ma anche all'interno delle attività educative attivate dalle riserve della biosfera, magari possono avere due punti di vista complementari rispetto a questa questione. Proprio nelle collaborazioni tra i soggetti gestori, le organizzazioni gestrici dei siti UNESCO e i portatori di interesse del territorio si attivano questi interessanti progetti non solo di comunicazione, ma poi anche di realizzazione operativa di alcune attività. C'è chi ha sofferto un po' la difficoltà dello scollamento temporale fra la politica, che quindi cambia spesso riferimenti, e invece le realtà territoriali che hanno tempi più lunghi. Avete sentito anche voi questa caratteristica o non è stata così sentita nel vostro territorio? Comincio io, ok. Allora, personalmente noi come riserva MAB non particolarmente, forse anche perché siamo comunque abbastanza storici, abbastanza una realtà molto consolidata da tantissimo tempo, per cui in realtà anche diciamo, i cambi politici comunque conoscono già la realtà a priori, quindi non abbiamo avuto grosse problematiche. E spesso collaboriamo molto con enti di ricerca o organizzazioni simili con cui abbiamo già collaborazioni storiche, quindi sono collaborazioni spesso molto, diciamo, già da anni, quindi consolidate, per cui effettivamente magari si risente meno di questo cambiamento politico, ecco, nel nostro caso specifico, insomma. Beh, concordo perché anche per quello che riguarda la nostra realtà, noi abbiamo proprio collaborazioni storiche con queste realtà territoriali, quindi diciamo, abbiamo proprio dei riferimenti personali, quindi non risentiamo in modo particolare, soprattutto non abbiamo risentito, ecco, di questi cambiamenti, almeno appunto a questo livello operativo. Anche questo fa ben sperare, nel senso che forse siti che si sono storicamente insediati nel territorio e hanno un percorso storico più lungo, diventano proprio non solo un'antenna per il territorio, ma anche proprio un punto di riferimento, quindi riescono anche a sorpassare il problema dell'alternanza amministrativa e politica che invece altre realtà soffrono in fase soprattutto di avvio di gestione di questi siti. E vi ringrazio molto perché è davvero stata interessante sentire dalla vostra voce l'esperienza, è stato ancora più interessante il dialogo che ne è nato.
Io volevo cedere la parola a Francesca Vampa per aiutarci a fissare le parole chiave che sono emerse durante questo webinar e a tirare un po' le conclusioni, anche rilanciando all'incontro del prossimo giovedì a cui vi aspettiamo e che sarà dedicato al tema del turismo. Francesca, a te. Grazie, a me l'ardua sentenza di dover fare una sorta di riassunto. Ho anch'io lo stesso problema che hanno avuto le colleghe. Ok, benissimo. Ho cercato di riassumere e di cercare di trovare delle parole chiave per tutto ciò che è stato detto e anche per tutte le informazioni che avevamo raccolto durante l'indagine. Fatta attraverso il sondaggio e ringrazio perché non avevo più spazio dove mettere nuove parole, grazie alle testimonianze di oggi e ai tre giovani discussant. Ci sono veramente tanti input. Ho cercato di suddividerli cercando di riflettere un po' sugli impatti della pandemia. Da un lato negativo e positivo che sappiamo tutti, e un po' anche andare a investigare ciò che ha un po' influenzato soprattutto la spinta e ci ha portato poi a andare a investigare tutte le soluzioni le soluzioni creative di resilienza. Oltre a tutti quanti gli impatti che abbiamo già visto e già evidenziato e che ne siamo tutti consapevoli, sicuramente oggi abbiamo notato come ci sia stato un grande impatto per quanto riguarda tutta la coesione sociale e il distacco e poi tutto quanto l'influenza che ha avuto sulla sfera psicorelazionale. E che poi ha un po' anche cambiato la maniera in cui viene svolto l'apprendimento e anche un po' la percezione che si ha come priorità del settore dell'educazione. Soprattutto mi è rimasto impresso ad esempio il discorso fatto del ritorno magari a alcuni approcci sostenibili che poi si sono dovuti bloccare, e quindi ad esempio l'esempio dell'utilizzo della plastica, e ciò mi ha fatto pensare un po' proprio al discorso dello stile, il stile di vita che stava cambiando, è cambiato, verso che direzione cambierà. Un po' una sfera che avevamo evidenziato anche la volta scorsa nella webinar precedente. E un ultimo punto è un po' lo spazio che appunto ritorna e ritorna nella sfera scolastica, appunto come spazio dilatato virtuale, e poi una volta ritornati in classe un po' lo spazio fisico che si deve mantenere. Queste sono un po' state le parole chiave che ho un po' riportato, un po' sono riuscita un po' a raccogliere. Per quanto riguarda le soluzioni creative, vorrei sottolineare quanto alla fine la scuola abbia guadagnato di centralità nel bene o nel male. Riprendendo una frase della dirigente Antonella Pireda, la centralità della scuola è stata importante nella vita di comunità e ha dato una nuova luce e ha fatto capire come ci possono essere delle spinte progettuali grazie alla scuola. Ecco che abbiamo una grande ispirazione da l'approccio di conversione che c'è stato nel progetto della professoressa Balzarini nel Geoparco di Sesia Val Grande. Quindi si è cercato di utilizzare quello che è la scuola, cioè la creatività e la tendenza a collaborare per poter
costruire, per poter convertire e ideare una nuova modalità di raggiungimento degli obiettivi. Quindi centralità della scuola, ma anche centralità della natura, perché molti altri esempi, e primo fra tutti appunto la riserva di biosfera del Miramare, ci hanno fatto vedere come tutte le attività che si sono state convertite verso la sfera virtuale, online, l'e-learning, tutti questi quiz, i video, i tutorial dinamici, questa rimodulazione, a me è piaciuto tantissimo il concetto di 2.0, è stato fatto per dare di nuovo alla natura una centralità che in una sfera digitale di didattica a distanza purtroppo a volte non si è potuta avere, perché non si è potuta raggiungere. Ecco, queste sono un po' le parole chiave che porto a casa da oggi, e soprattutto anche un po' di esempi come ad esempio le aule verdi, gli orti scolastici, o anche l'utilizzo di lettere o i disegni che sono stati inviati alla riserva di biosfera di Miramare. Ecco, questo è un po' quello che è un po' riassunto. Finisco con due frasi che mi sono piaciute tantissimo della dirigente Piredda, in quanto lei ha detto: capire e cambiare, ci ha manifestato la forte solidarietà, anche grazie al discussant Carolina Chinese abbiamo avuto questa forte sensazione di una necessità di maggiore solidarietà di quella che già è stata manifestata, e poi concludo con una speranza nel 2021, che in effetti avere una sorta di calendario o degli eventi in calendario in persona ci dà un po' di speranza e un po' di obiettivi un po' più a lungo termine. Concludo ringraziando tutti coloro che sono ancora online, ne vedo ancora 70, quindi sono molto contenta che abbiate trovato interessante la nostra webinar, e vi do l'appuntamento per il nostro ultimo evento la settimana prossima, che sarà sempre dedicato alle soluzioni creative di resilienza, riserve di biosfera e geoparchi. Avremo 6 ospiti speciali e ovviamente sempre il solito format, però le soluzioni saranno dedicate un po' al turismo, e cercheremo di concludere tirando un po' le fila e riflettendo anche su quello che possono essere i nuovi progetti condivisi o nuove attività di collaborazione insieme. Grazie mille e ci vediamo la settimana prossima, giovedì.